Dante sale al secondo cielo, quello di Mercurio, ove si trovano le anime di quanti hanno ben operato per il desiderio di gloria. Dante vede una luce e vuole conoscere l'identità di quell'anima che si presenta e parla per un intero canto, il canto sesto, che è il canto per eccellenza della politica. Abbiamo visto come nel canto sesto dell'Inferno parlava Ciacco e parlava della dimensione politica nella città di Firenze. Nel canto sesto del Purgatorio la parola era data a Sordello d'Agoito che affrontava la questione politica in Italia. Ora qui nel Paradiso troviamo una dimensione politica più ampia che riguarda addirittura l'impero. Soltanto nel paradiso le anime prendono la parola e la mantengono per un intero canto. Questo non era accaduto né all'inferno né in purgatorio. I grandi personaggi come Farinata degli Uberti, come Francesca, il conte Ugolino, Ulisse, avevano avuto comunque uno spazio ridotto all'interno del canto. Così pure nel Purgatorio, dove avevamo trovato Stazio, Guido Guinizelli e tanti altri. Soltanto nel Paradiso le anime dei santi possono parlare per un intero canto, perché loro possono vedere, raccontare secondo la prospettiva dell'Eterno, secondo una prospettiva veritiera. Ed ecco che nei primi 27 versi Giustiniano si presenta con una ammizione in cui al decimo verso arriva a pronunciare il proprio nome. Giustiniano esordisce dicendo che dopo che Costantino portò l'aquila da ovest a est, andando contro il corso del sole che sorge ad oriente e va verso ovest, l'aquila passò per 100 e 100 anni e più, quindi per più di 200 anni, da una mano all'altra, da un imperatore all'altro, finché giunse nelle sue mani. Quindi per più di 200 anni la sede dell'impero era stata lì a Bisanzio, denominata da quel momento in poi Costantinopoli, fino a quando pervenne nelle mani di Giustiniano nel 527. In realtà, se andiamo a vedere bene le date, ci rendiamo conto che la capitale dell'impero era stata trasferita nel 330 a Bisanzio, quindi erano passati poco meno di 200 anni quando Giustiniano era diventato imperatore. Al decimo verso, Giustiniano dice: Cesare fui e sono Giustiniano. Sono stato imperatore e ora sono soltanto Giustiniano, perché nell'aldilà non andremo con i nostri onori, con le nostre cariche, con quelle che sono state le responsabilità che abbiamo ricoperto qui sulla terra. Troviamo dei papi, dei cardinali, dei vescovi all'inferno, così come degli imperatori. E vescovi, papi, cardinali, imperatori possono essere anche in paradiso. Non è la carica che dà la salvezza. Nell'aldilà saremo con l'amore che abbiamo provato su questa terra e soprattutto ci andremo perché saremo salvati da Dio, cioè avremo avuto un atteggiamento di mendicanza, avremo chiesto perdono. E Giustiniano dice che per volere del primo amor che lui ha sentito, quindi per volere di Dio che lui ha amato, ha tolto il troppo e il vano dentro alle leggi, cioè ha profuso la propria attività per cercare di sintetizzare il diritto romano dal 451 avanti Cristo, cioè dalle leggi delle 12 tavole, fino alla sua epoca, fino agli anni del 530, 533-35, quando il Corpus Iuris Civilis venne completato. Questa opera, venne affidata al giurisperito Treboniano con la compartecipazione, la collaborazione di tantissimi altri esperti di diritto. Giustiniano
Ricorda che prima di dedicarsi al Corpus Iuris Civilis credeva che in Cristo ci fosse una sola natura, cioè che Cristo fosse soltanto Dio. Giustiniano si presenta quindi come una monofisita, una persona che non credeva alla doppia natura di Cristo, cioè che Cristo fosse vero uomo e vero Dio, ma credeva che fosse soltanto Dio. E se Cristo è soltanto Dio, ecco che in croce non può soffrire, non può essere compartecipe della sofferenza umana, dell'uomo. Ed ecco che Giustiniano si converte, comprende quella che è l'ortodossia. Grazie al benedetto Agapito, che fu papa e che si recò lì in Oriente, a Costantinopoli, e che lo convertì. In realtà, se andiamo a vedere la storia, non c'è alcuna informazione che permetta di sostenere che Giustiniano fosse monofisita. Quindi la visita del papa Agapito non permise la conversione perché Giustiniano era sempre stato ortodosso, per quello che noi sappiamo. Dopo la conversione, dal racconto di Giustiniano, lui profuse tutta la sua attenzione al Corpus Iuris Civilis, tanto che affidò le armi per la guerra greco-gotica al suo Belisar, cioè al comandante Belisario. La guerra greco-gotica era, diciamo, tutta protesa alla conquista di quell'impero romano d'Occidente che era caduto in mano ai barbari. In realtà noi sappiamo che Giustiniano tolse ad un certo punto il comando dell'esercito a Belisario e lo affidò a Narsete. Quindi questo affetto che noi sentiamo nell'espressione il mio Belisar è in realtà un affetto che non trova totalmente corrispondenza nella realtà dei fatti. Allora, in questo primo esordio in cui Giustiniano si racconta, troviamo alcuni elementi che Dante presenta che non sono totalmente corrispondenti alla realtà. Probabilmente Dante attinge le informazioni dal tesoro di Brunetto Latini. L'attenzione a Giustiniano è così grande perché Giustiniano, grazie al Corpus Iuris Civilis, ha permesso di realizzare l'unità imperiale. Ricordiamoci che per Dante l'imperatore ha il potere temporale e il papa ha il potere morale e spirituale, ma l'imperatore ha come funzione quella di mantenere l'unità dell'impero. Questa unità è quel mezzo che permette di conservare la pace e che permette a ciascun uomo di perseguire i due fini della vita umana, ovvero la felicità di questa terra e la felicità per sempre nell'aldilà, cioè la beatitudine. La visione politica di Dante presenta lo Stato non come il fine, l'impero non è il fine, ma l'impero è il mezzo che permette all'uomo di perseguire il fine della vita umana. Nella prossima puntata vedremo come Giustiniano prosegue raccontando la storia dell'Aquila imperiale.